Dottore, qual è la situazione qui al Cotugno per quanto riguarda i ricoverati da Covid? Beh, qui siamo quasi pieni, abbiamo qualche disponibilità di posto in regime ordinario e pochissimi posti in subintensiva e in terapia intensiva. Ovviamente il 90% dei pazienti ricoverati sono pazienti che non hanno fatto la vaccinazione e soprattutto questo lo vediamo nelle terapie intensive e subintensive. Tutti i pazienti che sono lì, tranne pochissimi in subintensiva, sono pazienti non vaccinati. La Più o meno situazione. quanti sono i ricoverati in numero in totale e nelle terapie intensive? Abbiamo 7 pazienti in terapia intensiva che sono tutti non vaccinati, ne abbiamo credo 28 in terapia subintensiva, ma ce ne saranno pochissimi, 3 o 4 che sono vaccinati, ma che appartengono alle famose categorie fragili immunocompromessi e per cui evidentemente c'è questo tipo di problema. Però si lavora con una certa apprensione, vedendo il numero dei casi che aumenta nel tempo, il che ci fa preoccupare perché ovviamente a fronte di questo dovrebbero poi aumentare i ricoveri. Quindi possiamo dire che al Cotugno quasi tutti i ricoverati sono non vaccinati. Sì, assolutamente. Il 90-95% dei pazienti ricoverati a Cotugno sono pazienti che non hanno fatto la vaccinazione. Mentre tutti quelli che sono in terapia intensiva non sono vaccinati. Dottore, più o meno qual è la media di età dei ricoverati? I ricoverati vanno di solito, sono abbastanza giovani, abbiamo una media di età che va diciamo dai 30 ai 60 anni. Abbiamo gli anziani ovviamente e gli anziani li abbiamo soprattutto nei vaccinati. Quei pochi vaccinati che abbiamo sono pazienti anziani, il che dimostra che purtroppo nel tempo, soprattutto negli anziani, decade la protezione immunitaria e quindi c'è necessità della terza dose, sicuramente. Sono pazienti, come dicevo prima, fragili, compromessi e che quindi hanno un sistema immunitario che non solo è senescente, ma è anche, diciamo, compromesso da terapie o da malattie che danno immunosoppressione. Quindi un altro messaggio da dare è che, a parte i ricoverati anziani, ai quali facciamo l'in bocca al lupo, ci sono anche giovani. Assolutamente, assolutamente, ci sono giovani. Fortunatamente la bella notizia è che ieri abbiamo dimesso il 17enne che era ricoverato in regime ordinario, ma ci sono molti giovani e quelli purtroppo che sono gravi a volte hanno una età media anche più bassa.